Quanto è difficile cambiare idea, opinione o un parere su una qualsiasi cosa che abbiamo in mente? A volte non me ne rendo conto e non so se pure voi ve ne rendete conto, ma è difficile e non ce ne rendiamo conto perché quando ero, diciamo, avevo qualche anno in meno, un po' di anni fa, no? Ero convinto di una cosa, ero pienamente convinto, cioè. Se uno mi avesse detto no, guarda che non è così, io non ci credevo, dicevo no, ma che stai dicendo? Ma guarda che è così, sono sicuro. Cioè, facevo delle discussioni, dei pareri e quant'altro per parlare di qualcosa che poi in realtà non era praticamente verificabile. Poi, come ho scoperto questa, diciamo, questo modo di cambiare la mia opinione, di cambiare la mia idea. Sì, l'ho scoperto tramite una disciplina, tramite una disciplina di arti marziali, però non le classiche arti marziali a livello teorico, che per carità vanno benissimo, ognuno ha il suo modo di vedere le cose, ognuno ha il suo modo di cambiare opinione, però diciamo per me è un po' differente. Ho avuto il bisogno di fare delle arti marziali impegnative e quindi fare degli sport che erano da combattimento. E quindi proprio con questi sport, cavolo, ho capito che le mie opinioni erano fallaci, erano false e lo vedevo con i fatti. Cioè, quando una cosa la vedi con i fatti, sì, puoi ancora restare della tua opinione, però cavolo, i fatti sono la realtà. Se vedi i fatti, ma continui a mantenere la tua opinione, significa che stai mentendo, ma non agli altri, perché sai, si possono dire tante cavolate, che ne so, tu vai a rubare, ti rubi una cosa, viene la polizia, oh, tu sei un ladro. No, io non ho mai rubato in vita mia, magari tu hai rubato veramente, però sai, ti vuoi, come dire, non ti vuoi colpevolizzare di quella cosa, vuoi scappare, vuoi fuggire perché sennò ti arrestano, ma dici no, no, io non sono colpevole di questo, però tu sai che è così. E questo succede, io mi sono reso conto, nel mio caso, non dico che per tutti è così, però nel mio caso mi sono reso conto che anche per noi è così. In effetti, il miglior modo poi per scoprire questo, sempre parlando di me, non parlando degli altri, è stato oltre a vedere le cose in maniera relata o in maniera reale, ovvia, cioè con i fatti, è stato un altro grande aiuto confrontarmi e avere un dialogo, perché alcune volte, oltre ai fatti, dato che siccome sono abbastanza ostico mentalmente, cioè non è che cambio idea così facilmente, purtroppo questo è un mio grosso difetto, cioè non posso dire che sia un pregio, secondo me è un grosso difetto, nel senso che cioè, quando ti rendi conto che la cosa non è quella, punto e basta. Per me è stato difficile, però diciamo in prima analisi l'ho fatto tramite gli sport da combattimento, quindi vedendo le cose in maniera pratica e poi tramite il confronto con gli altri, e anche questo mi ha aiutato tanto. Quindi queste due cose mi hanno poi portato addirittura a cambiare idea. Poi sembrerà poco, vabbè, ma perché noi siamo abituati a cambiare idea? Vabbè, ma io capirei a 18 anni, quando ho preso la maturità, già avevo tutto chiaro nella mia mente. Sì, pure io ho pensato così a 18 anni. E oggi che ne ho un po' di più, mi rendo conto, mazza quante cavolate pensavo, erano proprio cavolate. Sì, è vero, perché se non vediamo la realtà nei fatti, se non la concretizziamo, come possiamo dire che questa cosa è vera oppure no? Cioè, io per quanto ho visto e ho ricercato nella storia, non solo adesso, non solo mia, ma la storia dell'essere umano, cioè, diciamo che non è partita dalla teoria, è partita dalla pratica. La teoria è venuta successivamente. Non che la teoria sia una cavolata, cioè la teoria certo è importante, però la teoria parte dalla pratica.
E anche la matematica parte dalla pratica, cioè tutte le cose partono da una pratica. Tu dici la matematica parte dalla pratica, in che senso? Sì, perché credo che migliaia, migliaia e milioni di anni fa l'essere umano, da quello che era un nomade, è diventato una persona, diciamo, tra virgolette, sedentaria, quindi doveva coltivare delle piante, doveva allevare delle bestie, me ne so, delle pecore, dei maiali o quant'altro, quindi aveva bisogno di contare, cioè quante pecore ho, boh, che ne so, allora le contava, una, due, tre, quattro pecore, e quella è la nascita, anche se sembra strano, ma quella è la nascita della matematica. Come vedi, anche se adesso tante volte ce la insegnano quando andiamo a scuola e ci fanno dei grossi teoremi da studiare, però tante volte non riescono a farci vedere quello che è realmente, cioè la pratica. È certo che è teorica, però è venuta a seguito della pratica, certo. E quindi in queste cose ti rendi conto di quanto sia importante la pratica, e la pratica quindi che ti fa cambiare anche idea sulle cose, perché vivere soprattutto nell'ambito scolastico e poi universitario, ho fatto l'università per pochi anni, però diciamo sia nell'ambito scolastico fino al quinto superiore e poi l'università, però ho visto che c'è molta, tanta, tanta teoria, forse troppa, non lo so dire perché, come dire, non sono sicuramente ad un livello superiore di poter dire sì. Magari c'è troppa teoria o ce n'è troppo poca, questo non lo so. Di certo per i viaggi che ho fatto fuori dall'Italia ho visto che magari in altri paesi, parlando sempre dell'Europa perché non sono uscito fuori dall'Europa, sono rimasto in Europa, ho girato, sono stato in Austria, in Svizzera, in Danimarca, in Inghilterra e quant'altro, e ho visto che oltre che andare lì ho conosciuto anche persone del posto. E ho visto che gli studi universitari degli altri paesi non sono così divisi da quello che è la realtà pratica nelle aziende. Quindi in Italia non è così. Non dico né purtroppo e né dico meno male. Non lo so, so solo che non è così. So solo che se intraprendi uno studio di tipo universitario hai degli insegnamenti, se invece intraprendi un lavoro, quindi non studi ma decidi di lavorare, magari studi più o meno le stesse cose ma in un altro modo, perché lì le metti in pratica queste cose. Ok, e diciamo, arrivando a questo, diciamo che però è proprio vivendo la vita che poi appunto puoi cambiare le tue opinioni, le tue idee e quant'altro, proprio perché crescendo vedi che in effetti magari quando stai a scuola vedi delle cose, ti dicono delle cose e tu le dai per buono, anche se non te le dovrebbero dire, però te le dicono. E a un certo punto non è né un bene né un male, poi sta a te capire se quello che ti dicono è reale o no. Però piano piano nel tempo, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, bla 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 bla, ti rendi conto che magari le cose non sono proprio come quelle che sapevi quando eri giovane, quando eri più ragazzo e credevi delle cose, ma non perché le avevi viste, solo perché le avevi lette, magari su un libro, magari da qualche parte. Poi ovviamente un libro non è che può rappresentare la pratica reale, cioè un libro comunque, per quanto possa essere pratico, per quanto possa essere vicino alla realtà, però rappresenta sempre l'interpretazione di qualcun altro che vede un certo concetto e per quanto lui voglia rimanere al di sopra, cioè vedere le cose in maniera oggettiva, però è difficile perché tu stesso come essere umano sei soggetto di qualche altra cosa e quindi la esprimi nel tuo racconto e nella tua storia, diciamo. Quindi questo ragionamento che adesso lo sto, diciamo, concludendo in questi pochi minuti, in realtà per affrontare questa tematica ci vuole del tempo, perché sia per affrontarla prima, cioè di quanto è difficile cambiare idea, almeno per me.
Credo pure per altri, non lo so, però è difficile cambiare idea. E quindi la domanda che mi pongo è: ma allora possiamo cambiare idea oppure no? Ma è giusto cambiare idea oppure no?